Un saluto a tutti gli amici di Gadgetland.it. No, non è un titolo clickbait, perché davvero vi posso regalare 10 euro, non di tasca mia, ma comunque facendovi iscrivere al servizio Hype. Di cosa sto parlando? Sto parlando di una carta prepagata, che secondo me è forse la migliore prepagata in circolazione. Non è da paragonare a N26, che vi lascio il link in descrizione per vedere il video. Comunque lo vedete qui nelle schede, dove spiego cos'è N26. N26 però è un conto corrente, è un'altra cosa, un'altra realtà, mentre Hype appunto è una carta prepagata di banca Cell, e secondo me è davvero la migliore nel suo genere. Sono tantissimi i vantaggi di questa Hype, partendo dal fatto che iscrivendovi col link qui sotto appunto avete la possibilità di avere 10 euro in regalo gratis praticamente, perché vi iscrivete in 5 minuti sul loro sito e riceverete appunto 10 euro in omaggio. Ma andiamo a vedere davvero i vantaggi di Hype, quali sono e come si utilizza praticamente. Andiamo a scaricare l'app e ad aprirla, così possiamo entrare subito nel nostro conto, e una volta che ci siamo registrati riceveremo il bonus di 10 euro entro 7 giorni dalla tua prima ricarica di almeno 1 euro. Questa è l'applicazione principale, qua avremo tutti i nostri movimenti, quindi qui abbiamo la categoria obiettivi, dove possiamo impostare dei nostri risparmi, degli obiettivi da raggiungere entro una data, non lo so, entro l'8 dicembre 2018 voglio raggiungere un importo di 800 euro. Adesso sto facendo a caso, quindi cosa vuoi acquistare, scriviamo un computer e via, e qui ci viene appunto dato il nuovo nostro obiettivo, che ci dice quanto dobbiamo risparmiare al giorno per raggiungere i nostri obiettivi, e quindi qua segna 103,85 euro al giorno. Quindi è anche comodo per poter raggiungere un obiettivo, che ne so, per le vacanze estive o per qualsiasi altro obiettivo che abbiamo. Abbiamo anche la categoria pagamenti, possiamo inviare denaro ai nostri amici, richiedere denaro ai nostri amici o pagare i bollettini, quindi molto comodo. Altre operazioni possibili sono inviare un bonifico, ricaricare il cellulare o si può pagare appunto in negozio. Passando a un'altra categoria, troviamo la nostra bellissima carta qui in alto, disegnata con tutto, con i numeri, con la data di scadenza e il nostro nome. Non c'è naturalmente il codice a tre cifre, che è sul retro, solo sulla carta fisica, e ci dice che la carta è stata aggiunta appunto su Apple Pay. Qui possiamo metterla in pausa o lasciarla attivata, quindi se dovessimo perdere la carta possiamo bloccarla tramite la nostra applicazione. Oltre a questo possiamo scegliere se attivarla per gli acquisti online, gli acquisti in negozio e per i prelievi. Quindi volendo si può, anche se si perde, si possono togliere anche tutte queste, e comunque la carta diventa inutilizzabile. Qui abbiamo i limiti della carta, perché il limite della carta è solo fino a 2500 euro, dopodiché si dovrà passare ad Hype Plus, che sarebbe la versione da 1 euro al mese, quindi davvero pochissimo, praticamente nulla, che ci dà la possibilità appunto di non avere limiti sul conto e avere tutte le altre opzioni che abbiamo anche ad esempio su N26. Andando nell'ultima pagina troviamo la parte pagamenti, quindi dove possiamo ricaricare Hype, le coordinate bancarie di Hype e le statistiche, che sono praticamente le nostre uscite e le nostre entrate sulla carta Hype, per avere sempre tutto sotto controllo. Qui abbiamo le mie carte, quindi posso collegare le carte di credito all'account Hype. Le notifiche personalizzate, che serve per scegliere se vogliamo essere avvisati quando il nostro conto scende o supera una certa soglia, quando paghiamo l'assicurazione, le bollette, quindi possiamo essere avvisati di qualsiasi cosa. Oltre a questo abbiamo alla fine naturalmente il supporto di Hype per poterli contattare. Secondo me è una carta davvero molto completa, l'applicazione è davvero molto fatta bene, e penso che sia uno dei prodotti più interessanti per quanto riguarda le carte presenti sul mercato. Quindi che dire, sono davvero contento di questa Hype, io ormai la ho da circa un mesetto e devo dire che mi trovo davvero bene. La uso accompagnata appunto dal conto N26, perché li uso tutti e due, e penso che comunque Hype sia davvero tanto comoda. Come detto prima, funziona con Google Pay, con Apple Pay, quindi è completa anche sotto questo punto di vista, e devo dire che è anche bella come carta. Quindi che dire, andate a cliccare sul link in descrizione per poter avere 10 euro in omaggio subito con la prima ricarica. Quindi un saluto a tutti gli amici di Gadgetland.it con Hype, da Nicolas.